tanti episodi interessanti della Parasha di Matot c'è quello che vede protagoniste due tribù e mezzo. Due tribù e mezzo che domandano a Mosè di potersi stanziare prima di entrare nella terra di Israele. Quindi domandano un territorio che avevano già identificato e la possibilità di restare lì. Mosè è un po' titubante, ma alla fine la conclusione è che concederà la possibilità a queste due tribù e mezzo di fermarsi prima dell'entrata nella terra di Israele, a condizione che i maschi di quelle due tribù e mezzo siano l'avanguardia dell'esercito quando questo entrerà a conquistare la terra di Israele. In sintesi si potrebbe dire, uno può anche star comodo fuori di Eretz Israele, uno può vederla un po' da lontano, i bambini, le donne, gli animali si accamperanno lì, a condizione che chi sta fuori in una condizione apparente di maggior comodità si prenda la responsabilità di partecipare insieme agli altri, quelli che combatteranno direttamente per la conquista della terra di Israele. È una buona riflessione anche per noi che siamo fuori da Israele, in un certo senso. Da una parte siamo in una condizione di maggior comodità e quindi questa condizione da lontano non ci dovrebbe consentire di star fuori dalla questione, ma sapere che forse ancor più di chi è dentro dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e non lasciarle solamente a chi quotidianamente deve combattere.